Presentata l'istanza di fallimento per la CMC, la notizia apparsa sui quotidiani ha scosso il mondo economico ravvenato e non solo. La società, infatti, avrebbe creditori sparsi nel mondo. L'istanza è stata avanzata poiché hanno ricostruito i quotidiani ravvenati, la cooperativa non avrebbe pagato i propri creditori, fra cui risultano i lavoratori e i fornitori, non rispettando quindi gli accordi approvati dalla proposta di concordato varata dal Tribunale nel maggio 2020. All'epoca la società era esposta per 1.600.000.000 di euro. Una crisi scoppiata con il Covid e il fermo dei cantieri, poi peggiorata con l'inflazione e il rincaro delle materie prime dovute ai conflitti, in particolare alla guerra Russia-Ucraina. Sono 863 i dipendenti della CMC che vedono il loro futuro incerto. Il capitale sociale al termine dello scorso anno si aggirava sui 5.200.000 euro, detenuto da 98 soci. L'udienza fallimentare si è tenuta in luglio, ma nessuna notizia è trapelata fino allo scorso fine settimana. Nel frattempo la CMC ha presentato domanda per avviare una procedura di composizione negoziata per verificare come e se è possibile uscire dalla crisi, sottolineando come appunto le difficoltà siano state generate da fattori esterni all'impresa. L'elemento più importante della strategia di risanamento presentata dall'azienda è la vendita della Construction, realtà con commesse per oltre 1.200.000.000 di euro.